Gioco digitale, una realtà che nel mercato italiano ha portato sicuramente freschezza, novità e ha coinvolto tantissimi appassionati. Partiamo dall'azienda per capire a che punto siamo, quali sono i numeri e quali sono eventualmente le iniziative e le novità per il 2010. Beh, innanzitutto il gioco digitale è nata oltre 3 anni fa ormai, ma da qualche mese parte di un grande gruppo, il più grande gruppo di gaming al mondo, Bwin, quindi le novità del 2010 sono soprattutto l'integrazione con una grande azienda, che significa poi per i consumatori italiani molti più giochi. Quindi significa il lancio del bingo, che è partito su gioco digitale con grande successo dalla prima settimana di gennaio, bingo che sarà anche su Bwin. Fa un po' ridere parlare di bingo all'EPT, ma un dato divertente e interessante: ci sono anche giocatori di poker che tra una partita e l'altra provano anche la fortuna, che ci vuole anche oltre all'abilità nel poker, nel bingo. Quindi fedeltà al gioco, in particolare del poker, è uno degli elementi di cui si parlerà oggi, però insomma il giocatore non disdegna di andare anche su altre declinazioni del gioco. Non disdegna, anche perché l'offerta in Italia è un'offerta regolamentata, è un'offerta molto varia, si passa dai giochi appunto di abilità, ai cosiddetti skill game, poker e non solo. Bwin offre oltre 30 differenti giochi che vanno dallo Yahtzee al backgammon, altri giochi di carte, i blackjack. A breve ci saranno, speriamo, a breve, entro l'estate, con anche l'arrivo del cash game poker, i giochi da casinò. Siamo in un casinò, anche gli italiani potranno, quelli più lontani da Sanremo, da Venezia o da San Vincent, sperimentare i giochi da casinò in modo virtuale. E poi c'è tutto il mondo da cui siamo un po' tutti nati, e soprattutto Bwin è nata, delle scommesse, con una grandissima novità che riguarderà le scommesse live, quindi la possibilità di scommettere su un evento sportivo potendolo anche vedere in video, parlando con i propri amici, scommettendo in una dimensione molto più sociale di quanto si sia visto sino ad oggi. Novità insomma che porteranno questo settore a crescere ancora, ed è un bel segno in un momento obiettivamente difficile per molti settori dell'economia. Quello dei giochi è un settore che continua a crescere, continua a tutelare i propri giocatori. Oggi si parla di poker 2.0, vi siete fatti un'idea, sicuramente avrete fatto più di uno studio per capire il cash game, quali porte aprirà? Molto difficile. Quando è partito il poker in Italia, tutti, noi compresi che siamo stati i primi, gli apripista di questo mercato, abbiamo sottostimato il numero dei giocatori e quanti giocatori avrebbero giocato. Il cash game è una formula ancora diversa, è sempre poker, ma è un po' diverso. Ci si siede a un tavolo con altre persone, ci si può alzare quando si vuole, quindi sicuramente sarà un gioco che porterà, a nostro parere, anche nuovi clienti. Non solo i pokeristi apprezzeranno questa nuova modalità, ma giocare un torneo online di poker, noi facciamo dei tornei che durano anche ore, non tutti hanno una disponibilità di tempo così alta. Il cash game porterà una grande novità: posso in un break di un quarto d'ora, di mezz'ora, potermi fare una qualche mano di poker divertendomi e spendendo, come in realtà accade in questo mercato per qualsiasi gioco, cifre veramente modeste, passando del tempo con altre persone e, nel caso del poker, passando del tempo anche a ragionare, in una sfida intellettuale, se vogliamo, continua. Siamo tra l'altro all'interno dell'European Poker Tour, c'è chi dice insomma che questo sia uno sport vero e proprio, così come il bridge a una federazione da tempo è uno sport del CONI. Insomma, anche i giocatori del poker rivendicano questo impegno, questa insomma capacità matematica nel giocare una partita. C'è una bellissima citazione che faccio del nostro giocatore professionista per antonomasia, il più grande giocatore di poker italiano, Max Pescatori, che in un suo libro inizia con questa frase: non si vince un torneo di poker a colpi di sfiga.
che è una frase sintomatica perché dice sostanzialmente che cosa? Non che un torneo lo si vince, non si può vincere il torneo EPT a Sanremo con la fortuna, ma se si è sfortunati non avvantaggia. C'è un gioco in cui abilità e fortuna si mischiano, ma in cui la componente fortuna è presente. È un gioco. Per Max Pescatori, per qualche altro forse centinaio di persone in Italia è anche una professione, ma non dimentichiamoci che è uno straordinario gioco e come tutti gli altri giochi, la cosa straordinaria è che ci sono centinaia di migliaia di italiani che ogni giorno passano il loro tè, si divertono. Una sera vanno al cinema con la famiglia, l'altra sera spendono 5-6 euro per farsi una partita di poker. Molti di questi poi diventano sempre più bravi e alcuni di questi, anche grazie alle qualificazioni online o alla loro passione, poi vengono qui a Sanremo, in altri casinò, in altri circuiti, a sperimentare il gioco live. Soprattutto con l'arrivo del cash game, io non dimenticherei di dire che una bella nuotata la mattina, una corsa al pomeriggio, una partita di pallone con gli amici è un bello sport, è una cosa che ci vuole. Il poker è un gioco sportivo. È un gioco in cui la competizione, l'agonismo, l'adrenalina tipica di molte competizioni sportive è identica. È un gioco in cui se si vuole vincere l'EPT non ci si può presentare ubriachi, per dire. I più bravi giocatori di poker online sono ragazzi giovani, non bevano, non si drogano, non per altro, ma perché non potrebbero vincere alcun torneo. È un gioco però, non dimenticatevi che è uno straordinario, appassionante gioco, con una forte componente sociale. Spesso si pensa che l'online sia come dire, una specie di riserva di onanisti che di notte non sanno cosa fare. Un disgregatore sociale, invece è il contrario. Assolutamente il contrario. Questo ha una straordinaria evidenza nel poker, dove ci sono appunto tornei anche da migliaia di persone, poi si parlano tra di loro. Noi ad esempio su GD Poker, gioco digitale, abbiamo forum, blog, la gente gioca e poi discute, ecco avrei dovuto fare così, ma perché hai fatto così, non era la strategia giusta, come accade normalmente tra amici in una dimensione poi portata, moltiplicata per quelli che sono i numeri dell'online. Ma prendiamo un altro gioco, il bingo, che uno dice ah, una roba semplice, vado lì, compro tre cartelle. Il cuore di quel gioco è anche il fatto che mi trovo con altri a giocare. Ma uno dice ma online stai a casa tua? Eh no, c'è un punto focale di quel gioco che è la chat, dove la gente va, si parla, ecco hai visto, dai mi mancano due numeri, come accade nella realtà. Questa tra l'altro è la nostra personale promessa, soprattutto in questo 2010, di insistere su questa componente sociale, perché è il miglior antidoto al gioco problematico, alle ludopatie, come tutte le altre cose divertenti della vita. Il vino è molto buono, però se ne faccio un uso eccessivo e se ne faccio un uso, come dire, prova a dirla come la potrebbe dire Morgan per altre tipologie di droga, per un uso antidepressivo non va bene, divento un dipendente, un alcolista. Se invece ne faccio un uso sociale, con gli amici, una bottiglia di vino ben buona, se poi c'è anche un amico che mi sa raccontare anche il valore culturale di questo vino, è molto meglio. Il gioco è uguale, fatelo nel contesto legale, online o live, ma in un contesto legale, sicuro, senza problemi, vi divertirete perché non siete mai da soli.